Buongiorno a tutti, vendicata Manchester, come scrive l'amico Sandro Scarpa. Ragazzi, ci siamo vendicati di quella finalina di Champions League e trionfo ai calci di rigore contro il Milan. Accanto a me, per celebrare questa vittoria fenomenale, Francesca Mascolo. Ciao Francesca. Ho Ciao voluto riempirmi di mister oggi per analizzare tutto del trionfo. Francesco Zenzola, cominciamo con te. Ciao Francesco. Massimo, ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti. Arriveranno nel corso della puntata dello streaming, anzi, dicono quelli bravi. E facciamo applausi agli eroi di Juventus per la live di stanotte. Facciamoglieli, ragazzi. Io la partita l'ho vista registrata, Francesca anche, e invece il mister ce lo dirà, l'ha vista stanotte. Io mentre la guardavo registrata, poi pensavo, quando all'82esimo ci sono 12 cambi per squadra, per me è mezzogiorno e mezzo, ma per il mister Zenzero sono le 6, le 6:02. È un inferno. Bisogna meno di me, ce ne parliamo. Mi dite un po' di vostre impressioni. Stanno arrivando gli audio di Luca Moblano, sta arrivando Maurizio Biggi tra qualche minuto, è un po' che non lo vediamo. E Mister Gatta arriverà anche lui in corso di puntata. Vogliamo sapere il suo parere. Cominciamo noi, ovviamente, qua invece col mister. Vediamo un po' di. Intanto facciamo subito un sondaggio scemo. Ora voglio sapere: sondaggio chi l'ha vista stanotte. Ora facciamo quattro possibilità. Aspettate, eh. Lo facciamo subito anche se non sono ancora tutti collegati. Ci sono già diverse centinaia di persone. Quindi lo possiamo fare. Abbonatevi. Intanto vedo la ciccetta di Zampini. KBCC, Uggio, The Yachts, quanto manca all'allegrata di questa stagione? Quando iniziamo a giocare a 4? Mister, chiedo a te, ma il mister c'ha tutta la trasmissione oggi, lo streaming. Massimo Panzini, ragazzi, Marcru 360, Erzeno 94, Iorio o Giorgio 1700. Insomma, tanti vi state già abbonando, ma io vi faccio subito un sondaggio con quattro possibilità, se riesco a farlo. Vediamo, sondaggio. La partita di stanotte. L'avete vista? Allora, sì in diretta. Sì stamattina. In differita, mettiamo, scaricata, ormai vabbè, in differita, se no. Solo highlights, nulla di nulla. 2 minuti, voglio vedere cosa vince. Secondo me vince solo gli highlights, ora ve lo dico senza troppi, senza problemi. Dici. Franceschini, vai, che dicevi, mister? No, dici, bisognava anche mettere, secondo me, quanti hanno visto anche i rigori, perché Beh, una volta che eri là, anzi, io ma io ti dico, a me veniva da dormire i rigori, Mister, io mi aspettavo una tua chiamata. A me alle 6:10 massimo ci sono i rigori, svegliati. È là per un Sì. salto. Allora, Beh, Francesco, dimmi. veniva da dormire anche a me a mezzogiorno, guardando i Pensa rigori, un po', quindi. pensa. Allora, ragazzi, diretta ovvio, ce lo dite. Tu, Massimo, l'hai vista? L'ho detto, l'ho vista in differita questa mattina, ragazzi. Pensate veramente che alle 4:30 mi metto a vedere Juve Milan così come Mister Zenzola. Non avete ben capito. Quando dice ad alta voce quello che clicchi è noioso, cioè in che senso quello che clicco? Non ho capito esattamente cosa intende. Non lo so, aiuta. Non l'ho vista, per ora c'è Francesca Mascolo e quindi è la stessa cosa. Li ho visti in diretta. Io ho aspettato voi per sapere. Ciccetta cara, è trionfo, ma ora ti raccontiamo com'è andata. Per chi non lo sapesse, cominciamo a dirlo comunque, non tutti, magari veramente alcuni non sanno neanche il risultato, giustamente, è finita 2-2, la Juve poi ha vinto i calci di rigore che erano direttamente dopo i supplementari e ora ci No, facciamo dire dal no. mister che, No, i supplementari non ci sono stati, per appunto dico, non ci fortuna. sono, l'ho detto di sì, no, intendevo dire Anche. non c'erano neanche supplementari, si andava direttamente ai calci di rigore. Sì. Possiamo anche dire circa, anzi, vediamo se me la ricordo, la formazione iniziale, aiutami mister, che era Szczęsny, Danilo, Bremer, Gatti, Weah a destra, Cambiaso a sinistra, Esatto. Miretti, McKennie e Locatelli davanti, dietro a Ken e Chiesa. Questa è la Esatto. squadra iniziale. Ricordiamo anche chi mancava nella Juve, mancavano Rabiot, se vogliamo considerare Pogba, mancava Vlahovic, Milik non c'era dall'inizio. Mancavano un po' di centrocampisti giovani e promettenti, che ormai alcuni sono già dei semi-titolari, Mancava Fagioli. come Fagioli, infatti Rovella. Insomma, qualcosina mancava interessante. Il Milan, Francesco, per dire invece, non proprio la formazione esatta,
Però il Milan, direi, se non titolare, è una formazione pressoché titolare, no? No, no, erano almeno... sì, mancava qualcuno, però diciamo che era una formazione molto più vicina a quella titolare rispetto alla nostra. C'erano i nuovi acquisti, Reinders, era Pulisic, quindi insomma era una squadra messa in campo con l'intenzione di provare probabilmente la squadra che giocherà le prime partite ufficiali. Allora, stiamo a vedere, Francesco, stiamo per arrivare con te sulle analisi, ripeto che arrivano Maurizio Biggi, arriva Mister Gatta. Ho qua, ora vi dico intanto quanti me ne ha mandati, me ne ha mandato uno, due, tre. Ne ho però Massimo, scusa, vai. Massimo, io volevo metterti un po' in difficoltà. Vai. Vai. Mi dovresti dire la formazione della Juve che ha finito la partita. Allora, quasi un po' stronzetto, diciamo, detto in amicizia. Allora, direi che l'hanno finita, tra l'altro l'hanno finita, ma ora ci arriviamo poi, un bel po' di giovani, di quelli di cui parliamo spesso, sì. noi da social, noi tifosi così, che sono il Hoisenhausen, lo chiamano, la pronuncia esatta, ragazzi, non lo so, diciamo, Hoisenhausen, credo sia la pronuncia esatta, Nonghe a centrocampo, il Diz davanti, c'era Sule, c'era Ealing Junior, ma ora ce lo dici tu bene come era messo, perché a sinistra sì, c'era sì. Costi, c'era Ealing quasi da mezzala, insomma ce lo spiegherai tu la partita. Io prima voglio, da Francesca, che rivendica sempre, io sono tifosa, quindi non vi lamentate, io dico la mia, la tifosa, non è che sia un'esperta, e... Vai, Francesca, se ci vuoi dire boh, un po' di impressione, se ti ha divertito rivedere sì. la Juve, la maglia, sì, io lo dico sempre, nessuna disamina professionale, quindi perdonatemi, io parlo col cuore, parlo da tifosa. Lo notiamo anche se non fai questa premessa, sto scherzando ovviamente. Grazie. Sto scherzando, vai Francesca, vai. No, allora io parlo per quello che ho visto, a parte sì, mi ha fatto piacere rivederla, finalmente, anche se è sempre brutto prendere gol, cioè... come quasi fossimo in un match ufficiale. Cioè ti dava fastidio in differita, sapendo come era finita, vedere il momento. Sì, sì, ah, sì, figuriamoci in diretta. Sì. No, allora, io parto dai... Non me li dire tutti, dammi un'impressione ora sulla Juve, oppure uno che ti ha colpito e uno che... Non lo so, dimmi due o tre cose. No, due o tre spunti sono. Ho trovato ancora dei problemi in difesa, secondo me è il reparto che più necessita di intervento. Appuntati tutto, mister, che devi rispondere a Franceschina Mascolo, sì. che è carica a pallettoni con le sue osservazioni. Quindi andando proprio non sui singoli, magari ci andiamo dopo, però sì. appunto andando in generale. Poi dimmelo un singolo che ti è piaciuto, uno o due. No, ad esempio, allora mi ha fatto piacere, a parte rivedere Pinzoglio finalmente, che ho trovato presente, no, veramente, perché abbiamo sempre visto Cesare Perini, insomma, tutto sommato lui attento, parla con come la squadra. Come terzo portiere, fa spogliatoio, comunque, mi ha fatto piacere, anche sui rigori è stato molto bravo, secondo me. Sì. E oltre al fatto che non abbiamo preso gol nel secondo tempo, se non sbaglio, sì, perché hanno segnato nel primo tempo, quindi insomma, esatto. ha fatto bene. Non ho trovato sufficiente Gatti, perché comunque in entrambi i gol, soprattutto nel primo, si fa letteralmente saltare da Leao, il secondo lui... Da Ciao, sì, appuntati esatto. tutto Francesco. Da Ciao, ok, non Leao, scusate, no. ok? Certo. Mentre sul secondo gol lui e un po' tutta la difesa... dormicchiano. Senti, Francesca, soprattutto Miretti che... dimmi chi ti piace. Ah, Miretti che tiene in gioco gli avversari. Che tiene in gioco, poi esatto. li riguarderete. Allora... Aspetta, intanto vi dico come è andato il sondaggio. Solo highlights, 43%. Sì in diretta, 31%. Nulla di nulla, 15%. Sì in differita, 11%. Quindi l'85% sa di cosa parliamo. Sul gol che sta raccontando Francesca, poi ce lo racconta Francesco, succede che su un calcio d'angolo, una punizione, insomma... La difesa sale tutta, invece c'è un giocatore del Milan, credo sempre Ciao, che la colpisce di testa, Miretti, è salito tardi sull'esterno, e c'è Giroud solo a 2 metri dalla porta, in un'azione stranissima tra i professionisti in cui si trova a segnare a 2 metri dalla porta, per questo ha citato, dimmi uno o due che ti sono piaciuti. Allora, centrocampo, UEA, a me è piaciuto, mi è piaciuta la sua falcata, mi è piaciuto soprattutto anche... sul movimento che ha fatto verso Chiesa, anche se poi non è andato in gol, però mi è piaciuto veramente molto. Spero una palla messa che... indietro di esatto, spero che Vai. Spero che avremo insomma altre occasioni per vederlo, e quindi lui mi è piaciuto come innesto nuovo, ottimo. E poi mi è piaciuto
dei giovani, diciamo, dei giovanissimi, Nicolussi Caviglia. Lui, Ah, non l'abbiamo nominato prima. interessante. Nicolussi Caviglia parte e soprattutto Francesco, poi ne parliamo nel corso della puntata, tira tutti i piazzati, che è divertente, no? Vedere un Sì. giovane, comunque tra virgolette, che è rientrato alla Juve dopo tante sofferenze, poverino, infortuni, invece si è rifatto su Tirol quest'anno. Allora, ha citato UEA, Carino, abbiamo... bravo, bravo anche sul rigore. Poi, se posso finire, ho Vai. trovato Ken attivo, con poca paura davanti alla porta. Magari sarà stata anche la poca pressione del match, non lo so, però comunque mi è piaciuto. E poi resta incedibile e So già assolutamente di il chi parli. migliore l'eleganza di Chiesa. Io l'ho visto in forma e Federico Chiesa Chiesa rimane Chiesa. in palla sembra. Allora, questa è l'analisi, l'editoriale di Francesca Mascolo. Francesco, da cosa partiresti su questi? Poi li affrontiamo tutti, la puntata è lunga. Da cosa partiresti? Intanto ho gli audio di Luca qua e ne ho già due Io partirei dalla difesa perché, allora, secondo me, parlo del primo tempo perché poi nel secondo è entrato Sì. Rugani, c'era Eisen, è rimasto Sì. Gatti fino a un certo momento, poi anche lui, ah no, c'era Alexandro, Alexandro. anche Alexandro. Ecco, Quattro secondo audio. me, alla Vai, grande, vai, vai. secondo me Oh, la difesa, la puntata è fatta, con la quattro famo audio. online, ragazzi, la famo online. Proviamo a parlare negli spazi che ci lascia libero. Vai, Francesco, comincia a analizzare la partita. No, allora, difesa, secondo me la difesa non ha fatto male e parlo, non parlo ovviamente dei calci piazzati dove ha fatto malissimo, ma anche il Milan, perché anche il Milan ha preso gol su calci piazzati. Diciamo, nel difendere sulle azioni del Milan, secondo me la Juve si è dimostrata molto più solida del Milan. Infatti, io non ricordo azioni da gol pericolose nel primo tempo, il Milan praticamente non ha mai tirato in porta. Nel primo tempo, al di là dei gol su calci piazzati, ecco, quindi secondo me c'è una discreta intesa tra i difensori che arriva dall'anno precedente, perché ovviamente i tre centrali erano gli stessi, avevamo Gatti sul centrodestra, Bremer centrale e Danilo sul centro-sinistra. I due quinti che erano Weah a destra e Cambiaso a sinistra facevano bene il lavoro di rientro, quindi giocavano. Noi abbiamo difeso come sempre l'anno scorso con un 5-3-2, quindi i due quinti erano proprio allineati con i difensori centrali e il Milan non riusciva a trovare spazi. Se voi ci pensate, Theo Hernandez e Leao non hanno sfondato tantissimo dalla loro parte. Sappiamo che nel Milan quella è un'arma importante, la loro fascia destra. La loro fascia sinistra. E quindi, secondo me, la difesa si è comportata abbastanza bene. Certo è che le disattenzioni dei calci piazzati invece sono gravi. E lì sono d'accordo con Francesca perché Gatti su tutti e due i gol si è perso l'uomo. Cioè, non è che si è perso l'uomo, lo stava marcando, ma si è fatto praticamente si è fatto prendere la palla sopra la sua testa. E Gatti è un giocatore nel gioco aereo importante. Quindi lì c'è disattenzione di Gatti, sul secondo gol disattenzione di Miretti che non è salito con tutta la squadra. Quindi diciamo ancora un po' la testa da un'altra parte, ma quelle sono cose che secondo me quando poi arriveranno le partite per i 3 punti sicuramente metteremo a posto, anche perché non ricordo grandi gol subiti l'anno scorso su calci piazzati, cioè la difesa della Juve è sempre stata abbastanza attenta. Sai Quindi che da quel punto di Francesco? vista lì, Sì, sì. vai, vai. No, la domanda No, generale no. si... Vai, concludi Dimmi. tu No, la tua introduzione, poi... allora, per quanto riguarda la difesa avevo concluso, Ok. quindi mi ero segnato Weah e Nicolussi Caviglia, però se vuoi chiedermi qualcosa... No, allora ora lo facciamo subito, anzi, ora da subito partiamo da Weah Nicolussi Caviglia, vi dico i titoli degli audio di Monblano, ve li dico tra poco. Aia, oh, mamma mia, è carico proprio. Allora, aspettate. Romeo Agresti mi risponde ora a un messaggio mio di ieri alle 8. Grande Max, ma sono di passaggio che me ne sto fuori fino a lunedì, settimana prossima. Passo. Ok, goditela Romeo Agresti, non ti preoccupare. Allora, scusami Francesco, però diciamoli allora questi due nomi, UEA e curioso, siccome Francesca è partita da lì, Nicolussi Caviglia che ha giocato nel secondo tempo. Sì, allora, Weah, secondo me ha fatto una buona. Lui ha giocato una 60ina di minuti e
E ha fatto una buona partita. Allora, si è intravisto qualcosa di quello che vedremo quest'anno. Cioè, l'anno scorso noi giocavamo principalmente a sinistra, l'abbiamo visto, cioè quasi tutte le azioni pericolose della Juventus uscivano dai piedi di Kostic. Quando giocava Cuadrado, diciamo che anche Cuadrado è uno che insomma spinge abbastanza, ma non più come una volta, l'abbiamo visto l'anno scorso. È un giocatore che quando riceve vuole molto la palla tra i piedi, Cuadrado. Però è più Quindi. corretto dell'anno scorso, non so se hai notato, è più corretto Sì, dell'anno scorso, quello è Quadrado. vero. Persona per bene, da poco, persona per bene, mister. Vorrei che tu lo chiarissi ogni volta che parli. Non si No, tuffa più. Non si tuffa più. Sì. quando hanno giocato insieme Quadrado e Kostic, a Kostic non arrivavano palle. Cioè tu dici che Quadrado era uno comunque una calamita lui per la Sì. squadra perché... Cuadrado. Vai, vai, Sì, però finisci. è un esterno particolare perché non è un esterno che corre senza palla, è un esterno che corre con la palla, quindi vuole la palla sui piedi, è Si molto bravo nel accentra, fa dribbling, tante... si Sì, sì. accentra, a volte riceve palle e torna indietro, l'abbiamo visto tante volte. Invece Weah è un giocatore che attacca la profondità e l'abbiamo visto nella partita col Milan, un'azione dove c'è stato, credo, il lancio di Locatelli, non ricordo bene, però lui è praticamente ha attaccato lo spazio dietro le spalle di Theo, è arrivato Benissimo. sul fondo, ha crossato e poi Chiesa ha Era tirato la palla fuori. di cui Ecco, parlava Francesca, bellissima azione di ripescaggio. quando con Luca facciamo la puntata su UEA, dopo l'acquisto, io andavo a vedere alcune delle partite che ha fatto, non tutta la partita ovviamente, le azioni, eccetera. E ho notato appunto che nell'azione offensiva Weah è molto bravo a scendere sul fondo e crossare indietro, scendere sul fondo e crossare indietro, difficilmente fa cross alti come li fa Kostic. Quindi diciamo che Però anche avremmo Kostic l'ha questo. fatto spesso sto giochetto, no? Di passarla Sì, indietro sì, rasoterra per chi sì. dovrebbe entrare a rimorchio. È vero, infatti tante volte poi non arrivava nessuno a rimorchio, quello è vero. Però diciamo che Kostic è uno anche molto bravo a crossare. Alto nel centro della difesa o sul secondo palo. Ecco, Weah è un giocatore di questo tipo che ha grande gamba, ha velocità e secondo me, se disciplinato in difesa, qui ci dovrà essere il lavoro di Allegri, perché secondo me è vero che ha giocato terzino quest'anno nell'Lille insieme, cioè con Fonseca, però secondo me ha dei difetti nella marcatura. Secondo me, se Allegri ci lavora bene, beh, può venire fuori un giocatore importante perché ci dà gamba e corsa, profondità anche dall'altra parte. Quindi, secondo me, Weah bene, bene, ecco, Me lo dici una senza. cosa su UEA ancora, una cosa su UEA, qual è per te, l'hai visto pochissimo, però ti chiedo, cioè l'avevi visto prima, ma ieri l'abbiamo visto solo per una parte di partita amichevole, se tu avessi una squadra che parte da Timothy UEA, è lui il primo che hai in squadra, a che modulo penseresti? A un 4-3-3 con lui alto, a un 4-3-3 con lui basso, a un 4-4-2 con lui esterno di centrocampo, dietro, a un 3-5-2 proprio il ruolo... Qual è per te, per quello che hai capito, l'UEA ideale? Poi ovviamente dovrà ambientarsi nella squadra che avremo. Secondo me farlo giocare da quinto, quindi da tutto, dico quinto perché noi faremo 3-5-2, però 3-5-2, 5, sì. anche tutta fascia, cioè anche un 3-4-2-1. Cioè, secondo me è una buona sintesi di quelle che sono le sue caratteristiche, perché farlo giocare da terzino nella difesa 4 io da allenatore non mi sentirei sicuro. Molto bene, mi sentirei a posto nella fase offensiva, perché è un giocatore che spinge molto, però non tanto nella fase difensiva. Farlo giocare da quinto, tutta fascia, con la protezione del braccetto dietro, secondo me lui può venire fuori molto bene, anche perché credo che lui abbia bisogno di campo davanti, proprio per queste sue caratteristiche di velocità. Non è bravissimo nel dribbling come lo era Cuadrado, che anche da fermo riusciva a saltare l'uomo e crearsi lo spazio per metterla in mezzo. Lui, secondo me, al cross ci deve arrivare in corsa. Quindi Ti è secondo piaciuto? me E io quindi andrei sul modulo di quel tipo. potrebbe essere un acquisto adatto per il modulo, cambiando leggermente il modo di giocare rispetto a Cuadrado. Abbiamo un esterno che si fa tutta la fascia, bella falcata, Sì. palle messe in mezzo. Insomma, questo sembra un acquisto, diciamo, anche mirato. Allora, interessante, a prezzo giusto, età giusta. Poi, ovviamente, valuteremo le qualità. Volevi dire qualcosina di Nicolussi, siccome Francesca l'ha citato, ovviamente non è il primo tema, ma Sì. Sì. perché no? Sì, mi ha sorpreso perché ha giocato bene, è entrato al posto di Locatelli, si è messo davanti alla difesa e considerate che il centrocampo, quando sono usciti Locatelli, Miretti, eccetera, e McKennie,
era composto da Colussi Caviglia davanti alla difesa, Nonghe mezzala destra e Ealing mezzala sinistra, quindi non era un centrocampo proprio diciamo affiatatissimo, perché insomma non avranno mai giocato assieme, eppure lui se l'è cavata molto bene. È un giocatore che ha secondo me una buona qualità tecnica, però io credo che sarà che sia in uscita, nel senso che certo stia cercando una squadra. Mi fa piacere anche per lui, proprio per il ragazzo che ha sofferto tanto, rivederlo a questo livello, andare a battersi le punizioni. È un amichevole, però sei in uno Juventus Milan e batti tutto tu. E mi ha fatto piacere rivederlo un po'. E ha segnato un bellissimo rigore, tra l'altro. È vero, ha spiazzato il portiere e l'ha messa quasi sotto il 7, chiedili Huijsen, ma ora ne parliamo di un po' di tutti, ragazzi, per una volta che giochiamo una partita comunque interessante, se non sono quelle contro i dilettanti o contro... È comunque uno Juventus-Milan con un Milan semi-titolare, almeno la prima oretta ce la siamo fatta bene. Mister, io devo fare la domanda che tutti aspettano da un po', tu lo sai, Allegri. Domanda, ovviamente un amichevole, ovviamente c'erano tante assenze, nessuno è pronto nel Juve e Milan, insomma facciamo tutte le premesse, se no veramente impazziamo pure noi, ma ti chiedo, atteggiamento, è quello dell'anno scorso, fatto meglio, fatto peggio, e un altro, hai visto qualcosa in zona di pressing? Ci racconti un attimo questo, che sarà un tema, tu lo sai, tutto l'anno. Guarda, allora posso farla anch'io la premessa, perché sto già leggendo la chat che continuano a dire ma come si fa, è un amichevole, sembra che state parlando, ragazzi, di una partita ufficiale. Mamma mia, era un amichevole, però abbiamo visto quella e parliamo di quella. Sì, fateci giocare. Ragazzi, è un mese che parlo Lukaku sì, Lukaku no, Lukaku sì, Lukaku esatto. No. Fatemi parlare da visto la Juventus in campo, è un sogno. Ti dico già, Francesco, che qualcuno dice la stessa Juve dell'anno scorso, qualcun altro dice secondo me si intravede qualcosa di diverso, qualcuno dice ovvio che è sempre quello, qualcuno dice siamo usciti da dietro. Ti do un po' di spunti della chat che magari ti possono essere utili. Sì. E a Massimo non sembra vero di avere argomenti. Ragazzi, è un sogno per me la partita. Cioè, non scherziamo. Sì. Prima domanda intelligente di Zampini, qual era? Non mi ricordo già più, infatti. Non mi sono ricordata. No, questo sull'atteggiamento. No, va bene, vai pure. Solo un po' di... Resto poco ottimista. No, allora... Il gioco non esiste, peggio è impossibile. Pari, vabbè, vai un po' tu, mister. Allora, io ti dico la verità, io ho rivisto esattamente la Juve dell'anno scorso, cioè non ho visto differenze. L'unica differenza che ho visto è in alcune situazioni aspettare la squadra avversaria un pochino più alti, ma non so se era dovuto alle circostanze oppure è una cosa che proprio Allegri ha chiesto. Però questa cosa l'ho notata, parlo soprattutto dei primi 60 minuti, quando c'erano quasi tutti i titolari, anche perché poi anche il Milan ha fatto 10 cambi assieme, 8 cambi assieme, cioè si è un po' rimescolato il tutto. Però nel primo tempo io ho notato esattamente le stesse cose dell'anno scorso, e cioè ho visto la squadra giocare con il 5-3-2 come l'anno scorso, in fase di non possesso, come ho detto prima, i quinti allineati, quindi io mi aspettavo qualcosa di nuovo, vedere, non so, una difesa, uno dei quinti si abbassa, l'altro rimane alto per cercare magari di riattaccare un po' più alti, invece no, cioè quando il Milan attaccava eravamo in 5 dietro, 5, 3 centrocampisti e le due punte in zona centrale a schermare i passaggi in verticale del Milan. Quindi costringere l'avversario ad andare in pace e poi andare a prendersi la palla. Io, questo era quello che facevamo l'anno scorso, niente di più, niente di meno. Ho visto Locatelli fare il difensore aggiunto come faceva l'anno scorso, quindi l'ho proprio osservato per cercare di capire se Allegri gli avesse dato dei compiti un pochino diversi. Invece no, quando il Milan attaccava, soprattutto in fascia, Locatelli era dentro nella difesa, quindi esattamente come l'anno scorso. Però... E poi, sì, dimmi Francesca. No, finisci. No, allora, e poi ho visto Chiesa, allora le due punte, un po' con gli stessi compiti dell'anno scorso quando c'era Di Maria, cioè con Chiesa libero di svariare per tutto il fronte d'attacco e Kena che faceva la punta centrale. Poi ovviamente Chiesa, per sue caratteristiche, tende a spostarsi a sinistra. Infatti le azioni più pericolose sono arrivate quando la palla arrivava a Chiesa a sinistra e puntava l'uomo. Il primo tiro l'ha fatto lui, altre azioni in combinazione con Cambiasso le ha fatte lui. Ecco, secondo me quando si gioca un 3-5-2, un 5-3-2, le due punte devono stare più vicine. Ho visto un Chiesa un po' meno a supporto della punta centrale, un po' come succedeva l'anno scorso con Di Maria, che andava in giro per il campo e lasciava Vlahovic da solo. Ecco, quindi secondo me a livello di atteggiamento, anche il pressing, mi parlavi prima del pressing,
C'è stato un tentativo di fare pressing sulla costruzione dal basso del Milan, però non è ancora ben oliato, perché il Milan riusciva a venire fuori tranquillamente, trovava sempre l'uomo libero, quindi insomma ci devono ancora lavorare un po' su quella quindi questo cosa. Aspetto ti ha un po' deluso, tu ti aspettavi o ti aspetteresti più avanti nelle prossime, anche nei prossimi test, qualcosina in più, qualche idea in più rispetto a quello che non ha funzionato in questi 2 anni, diciamo. Io sì, cioè io già adesso mi aspettavo qualcosina di diverso, ma non nel sistema di gioco o una Juve scintillante eccetera, però sai, quelle piccole cose, accorgimenti tattici che tu osservi e dici ok, qui gli chiede cose diverse al giocatore, invece sinceramente ho visto esattamente la Juve dell'anno scorso. Francesca, che dicevi? No, dicevo, piccola nota positiva, Francesco, non potrebbe essere che nel secondo tempo, nonostante fossimo sul pareggio, invece di vedere, come siamo abituati a vedere, la squadra abbassarsi, chiudersi, io l'ho vista almeno continuare a fare un po' di pressing e essere ancora abbastanza alta. L'atteggiamento questo nel secondo tempo sul due pari con i giovani è interessante, oppure Francesco sì, anche lì hai visto poco? No, allora l'ho notata anch'io questa cosa che ha notato Francesca, cioè allora noi siamo andati nell'intervallo sotto di un gol, abbiamo ripreso nel secondo tempo attaccando e dopo aver pareggiato comunque la Juve ha continuato a giocare nella metà campo del Milan dopo il pareggio, però bisogna dire anche che nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, ci siamo praticamente chiusi lì e secondo me, e infatti abbiamo avuto 2 o 3 occasioni in cui abbiamo rischiato di prendere il 3-2, soprattutto su errori di Sulé, che poverino, come quinto, secondo me, cioè non è proprio il suo ruolo e quindi in fase di difensiva ha fatto degli errori. Però io guardo soprattutto il primo tempo, quando le squadre erano titolari, diciamo così, e ho visto l'atteggiamento, cioè quando il Milan attacca e entra nella nostra metà campo, noi siamo chiusi negli ultimi nostri 35 metri. Cioè è difficile che vedi la Juve aggredire un po' più alta quando il Milan palleggia. Cioè questo fatto di lasciare il pallone agli avversari, come abbiamo visto tante volte l'anno scorso, io cioè, l'ho rivisto ancora in questa partita. Mister, cioè, allora, noi pressiamo quando loro costruiscono, ma se riescono ad uscire, non andiamo ad aggredirli ancora, ci chiudiamo, ci compattiamo dietro. Questo è quello che fa di solito la Juve. Allora, ragazzi, intanto cominciamo a sentire gli audio di Luca. Ripeto che arrivano Maurizio Biggi, arriva Mister Gatta. Abbiamo 4 audio di Luca, che mi ha anche fatto presente che avevo messo il link sbagliato su Twitter. Bene, grazie per avermelo detto. E ora c'è quello giusto comunque. Allora, vive il verbo di Mister Zenzo, l'analisi lucida ed esaustiva, la stessa attitudine di sempre. E invece Cortomuso, che a occhio mi sembra dal nome un fan di Allegri, dice la partita si può controllare anche senza pallone. Comunque, vabbè, al di là ora di questo poi risponderai se vuoi, ma non ho giudicato io. No, esatto, cioè, io solo ho chiesto detto se fossi simile atteggiamento. Allora, ti devo dire, anche io l'ho vista, perché qualcuno mi diceva esponiti anche tu a me, ma circa le cose che avete già detto sono abbastanza d'accordo, sono d'accordo. E è partita un po' bassa, cioè è partita nel secondo un po' gli schemi che abbiamo visto l'anno scorso, no? Con l'avversario che sale, non crea pericoli, il mister l'ha detto subito, tra l'altro, perché il Milan non ha creato praticamente nulla, la Juve, quando attaccava, era più pericolosa, probabilmente, del Milan insieme, l'occasione di Chiesa, sì. Qualcosa in più c'è stato, questo conta, ragazzi, il calcio è anche questo, quindi non è, però è vero che all'inizio anche io ho pensato, il Milan sale, noi aspettiamo, l'abbiamo già vista. Poi è vero che le partite sono tante nello stesso match, è vero che con i giovani sul duo pari nessuno ha pensato il Milan ci sta schiacciando. Il Milan dall'inizio, lo ripetiamo, aveva una formazione semi-titolare, mentre noi un po' almeno a centrocampo in attacco un po' rabberciate. Insomma, ci sono delle... Però mister ha parlato dell'atteggiamento, io ero molto curioso perché alcuni appunto dicevano ho visto qualcosa di nuovo, mentre l'atteggiamento gli sembra simile. Poi sta analizzando UEA cosa può fare, tutti cosa possono fare. Non hai risposto su Ken e Chiesa? Tra l'altro facciamo così, io vi propongo questo. Ken, devo dire, Francesca, è piaciuto anche a me, ma chi ci segue qua lo sa che io su Ken sono... Io penso una cosa, Francesco e Francesca. Figurati come impazzisco quando mi dicono che Lukaku e Vlahovic possano restare entrambi, al di là per i conti. Per me già Vlahovic, Milik, Ken... Se c'è solo il campionato, io non capisco il senso di avere 3
centravanti, se c'è accanto Chiesa o accanto altri giocatori. Io personalmente non lo capisco, non perché Ken sia un fenomeno, ma secondo me se uno diventa il terzo o quarto centravanti della squadra, francamente con due competizioni non ci serve. Non so, mister, se siete d'accordo su questo. Per il resto, io nell'ultimo anno a un Ken medio, talvolta mediocre come a Roma quando è entrato e si è fatto buttare fuori subito, io l'ho visto più volitivo, talvolta fisicamente più in palla, ha cercato di tenere il pallone, ha trovato qualche fallo. Poi è chiaro, ragazzi, se mi dite non è Benzema, non è Lewandowski, vi ringrazio per avermelo comunicato. Però in questo senso così, su Chiesa, Francesco, io come anche Francesca l'ho detto all'inizio, io Chiesa l'ho visto molto bene, quasi troppo, molto per bene. Essere il 25 luglio. Non so se vuoi dire qualcosa su questi due, e poi c'è un audio di Luca, è l'ultimo che mi ha mandato, il penultimo, ma siccome è proprio su Chiesa, sentiamo che ci ha detto, dimmi Francesco. Su Chiesa, allora, che... su Ken sono d'accordo con te. Beh, non sono tanto d'accordo sul discorso del numero degli attaccanti. Vai, cioè, secondo me quando si fa un 3-5-2 le punte devono essere almeno 4. Sì, 4, okay. Però intendo, non 4. Vedi meglio allora un'altra, diciamo, seconda punta simil Chiesa piuttosto che 3 prime punte? A meno che tu non consideri Ken anche una seconda punta o Milik, ecco, questo ci può stare. Milik. Allora, okay, io considero Milik un giocatore che può fare la seconda punta. E poi consideriamo che secondo... c'è un po' la non tanto la seconda punta, però un po' il centravanti alla Dzeko, cioè quello che viene incontro, che gioca con la squadra, e magari l'altra sta più alta. Quindi secondo me cioè, incomincio a capire perché Allegri abbia bisogno di un centravanti che sia in grado di far salire la squadra, perché da quello che si è visto oggi, quando poi la riconquistiamo palla siamo molto veloci a ribaltare il fronte, però hai bisogno di tenere il pallone, cioè se lo perdi subito non riesci a salire. E secondo me Allegri ha chiesto alla società quello, perché non ritiene Vlahovic in grado di fare questo tipo di lavoro. Però al di là di questo, Ken secondo me ha fatto bene, ha bisogno anche lui di avere un giocatore più vicino, e Chiesa non gli stava tanto vicino, cioè non ho visto le due punte giocare insieme, ok? Come dovrebbe in un sistema di gioco di quel tipo. Riguardo Chiesa, secondo me è stato il migliore in campo, cioè è stato veramente bravo, può giocare come seconda punta, deve entrare nel ruolo, perché si vede che ancora non è nel ruolo della seconda punta. Come dicevo prima, lui tende ad andare a sinistra, cioè lui ha bisogno di partire da quella parte per entrare dentro il campo, o comunque di stare più largo. Però io, già vedendolo oggi, siamo appunto al 28 luglio, in queste condizioni, con questa qualità in attacco, cioè io proprio lo blinderei. È il nostro giocatore in più. Ma da tanti punti di gara, Francesca, come annuisce su queste parole del sono oro per lei, sono acqua nel deserto, sono... Basta, si è capito cosa volessi dire. Allora ragazzi, sentiamo cosa ci ha detto Luca su Chiesa. Lui me l'ha mandato come terzo, di solito rispetto il suo ordine. Però stiamo parlando ora di Federico Chiesa. Qua c'è, mi pare, Rossella che ci ha detto che ha avuto un triste presagio. Ha detto ora che comincia a giocare bene, Celentano ci vende Chiesa. Celentano e Luca Monblano, lo sapete... Quando, eccolo qua, ora che Chiesa è in forma, Celentano ci annuncia l'addio, no? Sapete che è Luca con i suoi video dal mare, di solito così. Celentano, facci sto regalo, io ti faccio sentire a 1,5 il tuo audio, però, caro Celentano, non mi tradire su Federico Chiesa. Io guarderò la faccia di Francesca mentre parla Luca e ti annuncerà l'addio, una cessione per 12 milioni di euro all'Inter. Incrociamo le dita. Esatto, voglio vedere le vostre facce. Lo pago io. Va. Questa ve la dico così, io su Chiesa non sono ancora tranquillo, tranquillissimo. Il giocatore non ho dubbi che quest'anno avrà la marcia giusta, parlo proprio come condizione atletica e forse anche come condizione mentale. Lui è buttato via un anno e mezzo nella fase centrale della carriera e quest'anno vuole spaccare il mondo. Non sono tranquillissimo perché il mercato su Chiesa è un mercato silenzioso ma che esiste. E cosa bolle in pentola nell'entourage non è chiarissimo. Il giocatore è anche stato tra i più schivi in questa tournée americana, anche nella disponibilità con i tifosi. Da un lato molto concentrato e determinato, ma anche una personalità particolare. Giocatore eccezionale, lo sappiamo, per noi sarebbe tanta roba sfruttarlo, ma appunto più che centralmente partendo dagli esterni, ecco perché Allegri vuole fare bene la conta di che tipo di roster attaccanti avrà. Personalmente terrei durissimo su Chiesa, farei capire a tutti che il giocatore può uscire solo a cifre folli e non per un'occasione di mercato, e folli intendo folli, quindi farei intendere al giocatore che resta per fare il super protagonista, con Lukaku, senza Lukaku, con Vlahovic, senza Vlahovic, giocatore determinante, perché se no noi andare a fare mercato lì mi sembra che poi devi andare a prendere un giocatore
che avrà sulle spalle quello che ha avuto Bremer l'anno scorso, cioè il fatto che tu sei senza De Ligt e Chiellini e prendi Bremer, poi sei senza, che so, Di Maria e Chiesa e prendi Guai, adesso dico, sì, bravo, però non so se hai fatto un passo avanti, sempre ragionando sul fatto che la Juve al momento non dà la sensazione di essere in liquidazione scudetto, anzi, non si dice, ma si pensa e possibilmente si fa. Non vi è piaciuto, Francesca, non ti è piaciuto? Allora, parte un po' veloce, si capisce? A 1.5. No, era 1.5, ragazzi. Capite mai. No, lo dico per DJ Andrea che mi chiede, ma aspettate, fatemi vedere. No, è 1.5. Vabbè, i prossimi li possiamo fare anche a 1, se preferite, peggio per voi poi, io ve lo dico. Va bene, no, dicevi, ma hai capito che ha detto? Allora, ripetiamo, io ripeto sempre il succo è che lui dice, a me piace, lo terrei assolutamente fondamentale con Lukaku, senza Lukaku, ma c'è un mercato intorno a Chiesa, no? Questo è il succo un po'... Francesco, tu cosa hai capito? Cosa hai carpito da questo? No, c'è un mercato silenzioso, cioè un po' così in secondo piano, mentre per altri si strilla ovunque, invece per Chiesa non si dice nulla, ma Luca dice che sotto sta cuocendo qualcosa. Ecco, però io sono d'accordo con Luca quando dice bisogna partire da quello, cioè bisogna partire da Chiesa e bisognerebbe fare come De Laurentiis, dire ci vogliono 120 milioni per prendere Chiesa e sì, spaventare tutti. Ogni tanto la Juve deve far capire questo, che la gente sa che c'è magari bisogno. Ma che maglietta c'hai? Falla vedere, Bigi. Ragazzi, questa è una provocazione vivente. Clamorosa provocazione di Maurizio Bigi. Clamorosa provocazione. Panita stile di vita. Ciao a tutti. Guarda la reazione, ragazzi, la reazione. Maurizio Bigi, peraltro, arbitro di basket, che ha arbitrato più di 300 partite in Serie A di basket, te lo faccio presente perché non ho mai detto questa cifra, 70 per Tonali, Chiesa ne vale 100. Maurizio, come stai intanto? Tutto bene, grazie, guarda, tutto a posto, oggi è l'ultimo giorno di lavoro. Alza un po' il volume, puoi in qualche modo? Sì, provo, aspetta. Manovro qua, vediamo. Microfono, si sente meglio? Sì. Vai tranquillo, parla, ti sentiamo, vai tranquillo. Sì. No, dicevo, tutto bene, dai, tutto bene. Oggi è l'ultimo giorno di lavoro, quindi la settimana prossima siamo in ferie, quindi è una meraviglia. Tutto a posto, dai, tutto a posto. Ottimo. Noi qua stiamo parlando di calcio, della Juventus. Sai qual è il tema di questo streaming, Maurizio? Ma voglio dire, sicuramente Juve-Milan, perché ho visto... Intanto, tu cosa hai votato? L'hai vista la partita? L'ho vista in differita? Ho visto gli highlights? Non so di cosa parliate. No, devo... Mi piace la quarta, è strepitosa. No, ho visto un pezzo di differita. Oggi sono riuscito, intanto che pranzavo, ho guardato un pezzo di differita e in qualche canale, non so neanche quale fosse, perché ovviamente non ho rinnovato nulla delle cose televisive, quindi voglio dire, non ho visto queste cose qua e basta. L'unica cosa che ho sentito è che Chiesa è in forma strepitosa, che Weah è un gran giocatore e qualcuno mi ha detto che Gatti non sa difendere, quindi attenzione che cominciamo che Gatti non sa difendere. Sì. L'ha detto pure quella furia di Franceschina Mascolo nel suo primo intervento, che Gatti ieri ha difeso un po' male, ma nel senso più che altro, diceva anche Francesco, sulle palle inattive, lui che è alto e può dominarle tutte, è stato un po'... Francesco, cos'è in quei casi? Si è un po' distratti, ci si piazza un po' male? Perché uno così alto e bravo, nell'altra metà campo, crea il semi nel panico, Gatti. Qual è il... Sì, secondo me non l'ha marcato bene, cioè era troppo distante, quindi il giocatore del Milan che era il centrale, adesso non mi ricordo, cioè non mi ricordo come si pronuncia, Maurizio sa benissimo, sa molto bene, se riesci a fare il terzo tempo poi salti più degli altri. Basket. Decisamente. Allora Maurizio, Chiesa, hai visto gli highlights? C'è anche un'azione, qualcuno ha ricordato anche Miretti, positivo, fa una bellissima azione nel primo tempo, non so se ha giocato bene o no, ce lo dirà Francesco, quell'azione è stata bella, ha messo un bel pallone al centro, ma più che altro si era liberato benissimo, perché poi il pallone non è stato sfruttato. Maurizio, intanto, quando ti dicono forse la Juve cede Chiesa, forse la Juve cede Vlahovic,
vai nel panico su tutti e due diversamente, nello stesso modo? Non vai nel panico su nessuno dei due? Ma allora, diciamo che facendo un ragionamento molto semplice e stando la situazione attuale, direi che la domanda mi strapperei molto più i capelli per Chiesa, perché Vlahovic purtroppo la pubalgia, per chi insomma come noi nello sport ci ha vissuto tanti anni e ne ho conosciuti tanti atleti che hanno sofferto di pubalgia, ma che spesso hanno avuto delle carriere limitate dalla pubalgia, cioè hanno dovuto giocare a livelli inferiori rispetto a quelli in cui avrebbero potuto giocare, proprio perché la pubalgia è una patologia veramente molto difficile da curare, difficile è recidivante, quindi ci sono tutta una serie di problematiche che sono evidenti, e mi sembra chiaro che Vlahovic, al netto di tutte le teorie tattiche che giochiamo troppo avanti, troppo indietro, sulla linea laterale, non sulla linea laterale, Vlahovic ha un problema serio e la pubalgia lo condiziona, anche perché abbiamo visto un po' di tempo fa giravano i gol che faceva nella Fiorentina, venivano visti fare pochi in mezzo all'area, sempre un giocatore che partiva da lontano, che giocava in velocità, e quindi voglio dire, sicuramente questa cosa condiziona, la pubalgia è una cosa che condiziona tanto a questi livelli. Secondo me un giocatore come lui ha troppo bisogno di essere a posto proprio al 100% fisicamente per poter sfruttare le sue qualità, e quindi viene un po' le sue prestazioni, diciamo, l'anno scorso sono state nettamente al di sotto delle aspettative. Poi non capiremo mai fino a che punto è colpa dell'allenatore, della pubalgia, dei tifosi o del mainstream. I tifosi no, diciamo, almeno quello. No, così, ma non ce la prendiamo quella. Però insomma, sicuramente in questo momento sarei molto più dispiaciuto per Chiesa, anche perché sono convinto che Chiesa si è già fatto vedere quanto impatta e quanto può veramente cambiare le sorti di una partita, non solo nella Juve ma anche nella nazionale. E mentre invece Vlahovic purtroppo stiamo ancora aspettando di vederlo per quello che pensavamo fosse. Allora, intanto qualcuno ricordava l'errore, Miretti l'aveva citato Francesca all'inizio, non sale per far fare il fuorigioco. E Francesco Miretti, Francesco, dico mister, chiamiamoti mister, va, così non faccio casino. Mister, tra Miretti, tu in un roster di 6 centrocampisti, dici me lo prendo sempre con me, a dinamismo, qualità tecnica, o lo mando un anno ad allenarsi, a giocare altrove? Io rimango dell'idea che debba andare un anno in una squadra di Serie A e fare possibilmente il titolare e giocare partite con continuità, perché... Allora, è vero, ha giocato abbastanza bene, senza infamia e senza lode, secondo me. Ha avuto un inizio di partita difficile, è quello del centrocampo che subiva maggiormente il pressing del Milan, perché il Milan è stato molto aggressivo nel pressing nella prima fase della partita. E lui fisicamente paga queste situazioni, cioè ha perso un paio di palloni perché è pressato, cioè non dà peso, probabilmente tiene troppo il pallone e quindi si fa venire addosso. E, insomma, sì, è una cosa che secondo me lui deve migliorare. Deve giocare a grandi qualità, però io lo farei andare a giocare fuori in prestito come la Juve ha fatto per Fagioli. Prestito per Miretti ci dice. Allora, Pogba, sì, certo, roster e non rooster. Allora, uno di mercato di Luca, da Facundo Matturro, il mercato dei centrali di sinistra, che può essere interessante, perché ieri è stato annunciato che la Juve ha raggiunto una sorta di accordo con tale Facundo Rodriguez, Francesco Miretti. Gonzales, sono quei cognomi tipo da telenovela. È uruguaggio, gioca nella seconda squadra del Valencia. Perché non ha giocato in prima squadra, è un centrale mancino, è alto 1,93 m, molto alto, ha vinto il mondiale under 20 con l'Uruguay, e non lo so se la Juve lo prende per inserirlo in rosa o per magari darlo in prestito anche lui, perché è veramente giovane. Vediamo Luca che ci dice, ora lo ascoltiamo, poi c'è Pogba e Vlahovic, come stanno, questo può essere interessante. E una curiosità su Szczęsny, insomma, ci abbiamo un po' di cosette da sentire. Io posso dire una cosa sull'audio di Monblano? Assolutamente sì. No, io mi aspettavo peggio, sinceramente. Cioè, 2005. Luca, scusa, Francesca, io sto dicendo una serie di cose che
completamente casuali, cioè i cognomi sbagliati, l'anno sbagliato, ma che mi frega a me in fondo, no, tanto non è che mi cambi qualcosa se sbaglio, ragazzi, siamo al 28 luglio, sto qua con 73 gradi, scusami la parentesi, e Francesca Vasco. No, dicevo, mi aspettavo peggio, cioè che Chiesa abbia un mercato, una richiesta silenziosa o meno, penso sia abbastanza ovvio, caro il mio Luca Monblano, no? Ah, ma questo è un video per Luca Monblano, come a Temptation Island? È qualcosa che ho messo come, non so, con lei? No, non è, sono diversi, no, sono un'altra cosa. Non sono quei messaggi che arrivano via video in questi programmi. Là, quindi proprio un messaggio per Luca Monblano. Cioè, come dire, sei sorpreso che qualcuno voglia Chiesa, Ciccetto?